Ma da quanto tempo è che non faccio il video? Come vi ho sempre detto, non vi garantisco che la mia presenza, soprattutto in questi mesi, sia molto, molto presente, anche se vorrei esserci molto più spesso e anche più spesso in un mese, però ci sono stati tanti impegni, ce ne sono tuttora e credo che per i prossimi 2 mesi ce ne saranno tanti altri, quindi sicuramente verso la fine estate, inizio autunno, sarò un po' più tranquilla, però appena posso farvi un video, anche se ho poca possibilità, ve lo faccio. Come avete visto dal titolo, oggi vi parlo della Miami Lights, la collezione uscita nuova, nuova, fresca, fresca di Nabla, e cercherò di dirvelo in brevissime, brevissime parole. Allora, scusate un attimo, volevo farvi vedere soltanto il pack anche esterno. I prodotti che ho acquistato io, innanzitutto, ve li ho già fatti vedere, sono la palettina, che è questa qua. Ogni tanto mi devo guardare per vedere cosa vi sto facendo vedere. La palettina con questa scatolina bellissima, dai colori tropicali, neon, arancio, fluo, rosso. Poi ho comprato il gloss Shine Theory Lip Gloss in Stardust Radio. Guardate quanto è bello il pack in Stardust Radio. E poi ho comprato lo skin bronzing, la terra, il fard, insomma, in Dune, non so come. È molto bello, sì, infatti penso che terrò anche le confezioncine esterne perché sono veramente belle. E sperando che si veda il nome, Stardust Radio. Eccoci. Allora, la palettina. No, innanzitutto, quando ho visto uscire la palette, sono rimasta scioccata perché è bellissima. Si presenta in questa palette raffinatissima. È bellissima, con tutti i bordini dorati ed è in trasparenza e si vedono anche dal lato posteriore della palette le cialdine con i loro nomi. Quindi abbiamo Muses, Aries, Scorpio e Firmament. La palette si presenta così molto leggera e portatile, elegantissima. Scusate se vedete sporco, ma questa è la pellicolina che ho sopra ancora. Per proteggere le cialde. Non so se potete vedere la bellezza di questa palettina. Io sono rimasta scioccata per il lavoro che Nabla ha fatto. Sono veramente dei glitter che ho indossato anche oggi e anche il gloss che vi ho appena fatto vedere. Non so se potete vedere i riflessi di questa palette. E ve li farò vedere anche sfocciati. Nabla ha fatto un lavoro davvero esemplare, partendo dal più chiaro. Allora, vediamo se posso. Guardate, io sono rimasta. È solo una passata, lo dovete proprio passare come fosse un ombretto qualsiasi, e questo è il risultato. Mamma mia. Il secondo è quello rosso, che vi faccio. Anzi, mi dispiace un sacco sfociarli e sprecarli sul braccio, devo dirvi la verità, cioè Muses. Il primo, scusate, non ve l'ho detto, era Aries. Una volta, ma gliene metto anche un pizzico una seconda. Questo è Aries, quello sotto. Sembrano specchio misto a acqua, insomma, non so come descriverli, sembrano ombretti specchio acqua misto a glitter. Sono una cosa indescrivibile. Il quarto ombretto che vi faccio vedere è Firmament. Questo anche 2 volte, sì. Mi dispiace, cioè più che altro mi dispiace sfociarli perché mi sembra di sprecarli sul braccio. E ha questo ombretto bellissimo, il terzo in basso. Con queste pearlescenze tra il blu e il viola. L'ultimo che vi faccio vedere
è il più scuro che è Firmament. Scusate, che è Scorpio. Questo è un bronzo, marrone bronzo con tanti riflessi. Io ci vedo anche del rosa. Comunque li potete vedere da voi stessi nel video, tutti i riflessi che hanno. Una cosa indescrivibile. Questo rosso ha i riflessi verdi. Il primo in cima sembra madreperla, ne ha di tutti i tipi, giallo, verde, arancio. Io sono rimasta veramente colpita. Nabla ha fatto dei prodotti a dir poco fantastici. Adesso rimetto il pezzettino per proteggere la palette. Pezzettino di plastica, perché non voglio rovinare questa palette assolutamente. Ok, non la voglio rovinare. E la rimetto anche nella cellophane nell'imbottitura assolutamente, perché se mi dovesse cadere a terra veramente faccio, cioè ne faccio un dramma io veramente. Ok, cioè, tanto perché volevo vederne ancora i riflessi, me la sono scocciata qua da questa parte, ma non è rimasto niente e non va via dalle mani, eh. Io sto facendo così ma rimangono i glitterini. Adesso aspettate un momento che mi pulisco da questi glitter, dalle dita più che altro, e vi faccio vedere lo swatch dello skin bronzing che ho comprato e anche del gloss. Eccomi ragazze, adesso vi faccio lo swatch di questo bellissimo skin bronzing con questo pack sempre raffinato, elegante. Nabla veramente è un brand di una raffinatezza unica, unico nel suo genere, e secondo me molto più bello di tanti brand famosissimi internazionali, con prodotti molto più belli, parere mio. Io lo prelevo con le dita semplicemente per farvi vedere. Tra l'altro non fa polvere, non fa assolutamente polvere sul dito, non so se riuscite a vedere. Comunque ve lo faccio vedere qui sopra a tutti i glitter. È un colore caldo, secondo me adatto sia a pelli chiare che a pelli chiare, però con una leggera, anche un leggero velo di calore, quindi del sole in viso, un po' di abbronzatura proprio lieve, però va bene anche per le pelli un po' più abbronzate. E questo qua, questa parte, guardate quanto è meraviglioso. Ve lo faccio vedere qua swatchato con tutti i glitter. È un colore stupendo che sulla mia pelle, che è chiara, però non sono pallidissima in questo periodo, è perfetto. Io ho anche le lentiggini, sono piena di lentiggini, infatti non le copro mai, soprattutto d'estate, perché innanzitutto perché non mi piace sentirmi coperta la faccia, secondo perché sapete non uso molto il fondotinta, lo uso in qualche occasione o per i trucchi make up su Instagram. E poi perché appunto amo che si vedano le mie lentiggini. Adesso apriamo questo bellissimo gloss e vi faccio vedere la bellezza sia del pack del gloss. È di un'eleganza pazzesca. Nel tappo, che è trasparente, non so se si vede, si vedono tutti dei glitterini dentro, che ovviamente non si muovono, sono fermi nel pack, l'hanno fatto così, e potete vedere voi stesse, cercando di mettervelo a fuoco se riesco, che ha mille riflessi e mille sfaccettature, sperando che si veda. Comunque, se non si vedesse, ve lo faccio vedere sfocciato sul braccio. La profumazione, come tutti i prodotti labbra di Nabla, è buonissima per chi ama questa profumazione, è tipo di cocco vaniglia, e ve lo faccio vedere sfocciato sopra alla terra, quindi allo skin bronzing. Guardate, una sola passata e questo è il colore. È un bellissimo rosso pieno di micro perlescenze, glitter che però sono impercettibili sia all'occhio, perché sono talmente minuscoli. Sulle labbra ovviamente non si sente niente, si sente semplicemente la morbidezza di questo gloss e non appiccica. Adesso ve l'ho semplicemente un po' spalmato. Chiudiamo, che non si sa mai che esca il prodotto.
qui ci sono tutti i prodotti appunto che vi ho swatchato, la palettina di glitter, il fard e il gloss Stardust Radio. Cosa vi devo dire? Penso che i prodotti parlano da soli, sono cose che amavo dal primo momento che sono uscite, le ho prese subito. Io di Nabla adesso ho veramente, provando e acquistando vari prodotti del brand, mi sto veramente rendendo conto, come sapete, se insomma chi mi segue lo sa comunque, che io prima non utilizzavo tanto i prodotti di Nabla perché ero più, sapete quando vi piace di più un brand? No, vi piace, però vi appoggiate di più a un brand perché avete fiducia magari degli altri, non più di tanto. Io adesso ho cominciato appunto a imbattermi e andare a conoscere Nabla nei loro prodotti, veramente mi sto rendendo conto che è anche superiore a tanti altri brand che ho provato. Diciamo che è veramente fantastico, fantastico tutto quello che è uscito, la collezione. Ovviamente io ho comprato solo questi, poi ho comprato anche un blush che però è sempre fatto così, in questo formato, che però non è nuovo, perché sono usciti anche due blush nuovi, sì, e 4 terre. Ho comprato un blush che già guardavo da quando sono usciti i primi blush di Nabla. Spero che facciano qualcos'altro collegato a questa collezione, magari altri glitter, altre palettine di glitter, perché sono veramente fantastici. Io non ho mai provato dei glitter occhi di questo tipo, che si fissano subito, che non cadono sul viso. Se proprio cade qualcosa è per il modo in cui voi lo appoggiate o lo mettete col pennello, proprio una, due, tre puntini che però magari li togliete un attimo. Stanno, se li mettete la mattina fino alla sera, io li ho provati anche in varie situazioni di caldo e sudore, cioè che sudavo, anche, ho messo anche semplicemente un filo di glitter, quello più chiaro, sulla palpebra. E ho fatto una bella camminata in montagna, quindi ho sudato e i glitter erano ancora lì, non ha fatto pieghe il glitter nella palpebra e la sera erano ancora lì. Cioè, sono anche belli tosti da struccare, infatti devo passarci un bel po' il dischetto e rimangono, cioè quando li guardo sul dischetto veramente mi dispiace vederli perché sono veramente belli, cioè mi dispiace che vengano gettati, sarebbe bellissimo rimetterli lì dentro ma non è possibile. Comunque ragazzi, a parte questa breve scemenza, sono felicissima di questa collezione, io vi consiglio tutto, se avete la possibilità compratevi anche cioè, tutto quello che è uscito, o comunque più gloss, compratevi il blush, quello che è uscito, provate un po' di tutto di questa collezione perché è veramente fantastica. Spero tanto che il video vi abbia tenuto una piacevole compagnia, vi sia piaciuto. E guardo di farvi anche un nuovo video, un piccolo video sulle novità di Mulac che ci stavo tanto a cuore, anche se non ho comprato tutto quello che è uscito, però vi faccio vedere appunto, anche perché è stata una collezione piccola comunque rispetto ad altre. Se vi va, mettete un bel like, un bel pollicino e vi aspetto al prossimo video che spero di fare presto.